del calcio a 5 e con una nota amara che dobbiamo aprire questa, questa nostra trasmissione speciale di, di zona futsal perché è stato un risveglio tremendo quello che è toccato a tutti a i tutti bitontini e a tutta la comunità bitontina perché ci siamo svegliati con la tragica notizia della, della scomparsa di quattro ragazzi giovanissimi figli della, della nostra terra. Ed è doveroso, insomma, prima di cominciare la nostra trasmissione, mandargli il bacio più forte, farlo arrivare fin dove sono in questo momento e stringerci attorno al dolore delle famiglie di Lucrezia, Floriana, Tommaso e Alessandro. Non servono ulteriori parole in, in questi casi, perché serve solamente il silenzio in forma di rispetto del dolore delle vittime e di tutti i familiari. Cominciamo insomma questa, adesso è anche il momento di, di passare, di andare, di andare avanti e provare a ritrovare un po', un po di sorriso perché l'ultimo weekend, quello andato in scena al Paladolmen di Biceglie, è il weekend che ha ufficialmente segnato il passo nella storia del Bitonto Calcio A5 femminile. La società del patron Silvano Mentini, infatti ha scritto una sua nuova meravigliosa pagina di storia vincendo per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia di Serie A. Lo ha fatto con un percorso fantastico, un percorso in cui ha superato tantissimi ostacoli e lo fatto vincendo la finalissima contro la Kick Off per 5 reti a 0. Per una puntata speciale ed un evento così speciale non potevamo non avere ospiti speciali. Cominciamo da chi qualche anno fa ha avuto questa quest idea che potremmo definire folle. Il patron Silva Intini, buonasera, buonasera Presidente. A buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, buonasera Daniele, buonasera, buonasera a tutti. A tutti. E come ha detto prima Daniele, ci siamo alzati stamattina con la cosa più brutta che è successa nella nostra città. Quattro ragazzi, quattro giovani ragazzi. E l'entusiasmo che avevamo fino a ieri stamattina si è un po' spento perché qua erano ragazzi con l'età dei miei figli e sono vicini ai genitori e augurano in bocca al lupo a quegli altri due ragazzi che stanno stanno lottando per la vita. Speriamo bene. L'uomo che ha reso possibile tutto questo dal punto di vista tecnico è un uomo arrivato quest'estate qui abitonto quasi quasi in sordina, ma che già dalla prima partita ha fatto capire quali sono le sue reali intenzioni, Mister Gianluca Marzoli. buonasera, buonasera a tutti. Per uno che guida ci deve essere per forza chi si, mette, chi si mette in moto in campo, chi sgasa sulla fascia, chi sfonda centralmente, chi fa dei piedi la propria arte preferita. Lo si lei a Renner Minuzzo. Buonasera a tutti. E allora io prego la regia di, di mandare in onda il filmato della semifinale perché cominciamo da lì. Cominciamo dal, dal sabato, perché è stato un sabato di quelli da ricordare per, per i Bitontini. L'urna è stata in un certo senso tanto cruenta quanto, quanto benevola perché ha donato alla comunità del futsal una semifinale tra Bitonto e Pescara, prima contro seconda. Presidente, alla vigilia di questa partita, sicuramente la tranquillità non, non ha preso residenza dalle, dalle vostre parti. No, allora eh, al sorteggio, dopo il, subito il sorteggio, mi arriva un messaggio dal mister. Dicendo proprio alla fine, non so, forse c'era qualcuno dentro, qualcuno che li, li spiava. Appena uscì pescare a pescare mi arrivo un messaggio dal Misti: non preoccuparti, che questa partita sarà nostra e che non aver paura, vedrai che sarà nostra. Ma io lo sai, non ci credevo. E infatti, dal quel sabato pomeriggio ero lì dalle due, fermo. Ah, in, già nel campo mi vidi prima la, una bellissima partita tra e Lazio e poi dalla nostra partita l'ho vista sempre in piedi. Poi quando abbiamo raggiunto questo risultato, perché ho visto le ragazze che sono entrate proprio dentro con, per vincere, sono entrate perché loro avevano dentro, dentro, cioè su quella maglia avevano la mia città. Loro l'hanno fatto per la città, infatti, eh, Lucileia quest'anno ha detto: Devo regalare a questa città che mi dà tanto qualcosa per, per ricordare di me, perché loro ricordano sempre di me. Poi mi ha fatto vedere un, un bracciale che ce l'ho qui in mente, che una bambina gli ha regalato: un bracciale, dicendogli tu ci regali tanti sogni, io voglio regalarti questo. Meraviglioso, meraviglioso davvero la semifinale col Pescara. Mister Gianluca Marzoli, sicuramente non è stata una partita semplice da preparare. Vorrei soltanto chiederne come, si, come si, ci si approccia ad una sfida del genere, sapendo che comunque si affrontano i vice campioni d'Italia ed una squadra che comunque da anni è sulla cresta dell'ONU in questo movimento. Si, sì, io ricordo al, al messaggio che mandai al presidente, ma era perché gli quel messaggio perché innanzitutto. Ero convinto che affrontare il Pescara in semifinale era la cosa migliore che ci potesse capitare eh, perché incontravamo una squadra fortissima. Noi al, al meglio delle nostre forze, e loro, al meglio delle loro forze. Ma loro hanno una rosa un pochino più lunga e quindi era, era più complicato affrontare in, in finale. Quindi io ero contento, tra virgolette, di affrontare il Pescara. Ma la cosa che il messaggio che ho scritto al, al presidente. L'ho scritto perché veramente noi avevamo, abbiamo preparato questa coppa a tutti, a partire da diciamo, tutti indistintamente, eh, come meglio non potevamo fare. Cioè, eravamo convinti di, di aver fatto tutto il possibile per arrivare a questo appuntamento al massimo delle nostre possibilità. E quindi ero, ero molto sereno, non solo al presidente, Francesco, la stessa cosa, Beppe che era abbastanza agitato, insomma ho cercato di tranquillizzare tutti perché veramente credevo e sentivo che avevamo qualcosa in più degli altri. Proprio perché eravamo stati talmente meticolosi a preparare tutto, eh, tutta la, la, la competizione e quindi ero veramente sereno e tranquillo. Talmente meticoloso, sereno e tranquillo che a stracciare i piani tattici del, del Pescara ci ha pensato l'usileia con un gol dopo 27, 27 secondi. Lui, quanto ha significato per te quel gol? Se tu ti fermi a ripensare a quello che è successo un anno fa, quando un infortunio ti ha, ti ha negato la, la possibilità di giocare quella coppa, probabilmente quel gol è stata la tua risposta anche contro il destino. Sicuramente sì, eh, la Coppa per me è, una, è la competizione più bella perché si vive il futsal a, al 100% quei due giorni lì. Eh, non potendo aver giocato l'anno scorso mi lasciava un, un amarico in bocca e quindi quest'anno non vedevo l'ora di giocare e sì, quel gol è stata una liberazione per me e per tutta la squadra perché comunque venivamo di una sconfitta contro di loro e lì era una semifinale di coppa. Un, la prima, il primo nostro obiettivo eh, come ha detto Silvano prima volevamo regalare questa, questa Coppa Bitonto. Quindi è stata una liberazione dopo quel gol. Luri. Guardiamo adesso, adesso le immagini riguardandoti in uno schermo che cosa provi <ride> è ancora difficile da credere, perché. Sto rivedendo i filmati, i gol, le foto e quindi sembra ancora <ride> di non essere vero perché è stato tutto magnifico. Presidente Silva Intini, il sabato è andato via con un carico di ansia mista a paura e poi all'euforia. La notte che ha preceduto la domenica non è stata assolutamente da meno? No, no. Eh, poi aspettavamo il kick-off perché è una bellissima squadra ha giocato come primo tempo è, cioè, è stato un, un primo tempo molto difficile. Però, poi, come si sono sbloccati il secondo gol al terzo gol. Ho detto ormai è nostra la Coppa di Bitonto. Perché avevano ancora dopo una, una partita col Pescare, vedevo che loro avevano ancora grinta. Avevano rabbia, avevano, cioè, volevano vincere. Poi lo spettacolo del pubblico, anzi, la prima cosa che devo dire: ringrazio tutti i bitontini di aver raggiunto la uh, Bisceglie per la squadra femminile. Eh, ho saputo dalla federazione che eravamo 4500 persone. Per me, per, per il futsal femminile, per tanta gente che ha fatto il maschile, vedere tutto quel pubblico è rimasto non contento ma di più. Abbiamo fatto anche una figura, beh, una bella figura, nei confronti della federazione. Per quanto riguarda la sua presenza al Paladolmen In questa Final in questa Forum Girano due voci maligne La prima è che lei abbia dormito direttamente lì sabato notte La seconda invece è che si sia fatto dare le chiavi Per aprire direttamente la domenica Perché a qualsiasi ora insomma Ci si recasse al Paladolmen lei era già lì Vabbè oh, L'ansia era, era l'ansia, l'ansia non resistevo a stare a casa, alle, alle tre ero già al paladone a dare una mano giusto per vedere la porta, se stava il buco alla rete, Ho fatto, eh, aspettavo la squadra e perché amo questa squadra, amo questo pubblico e per noi, come hai detto tu, portare una Coppa a Bitonto è una storia, abbiamo fatto la storia. Mister Gianluca Marzoli con lei insomma, voglio soffermarmi sulla parte tecnica. La semifinale col Pescara, come sempre, sono le semifinali, poi che sono le, le gare più belle è stata sicuramente splendida. Quanto è stato complesso invece preparare la finale contro una kickoff? Che comunque nel primo tempo ha dato delle filo da torce al bitonto? Sì, è vero che eh, una finale tra anticipata era quella del, del sabato contro il Pescara. Però era anche vero che, che non era vero questo: nel senso che poi la coppa bisognava portarla a casa la domenica, non il sabato. Il sabato era, come, dicevo, come detto, eh, era il 50% del, del, del fatto, insomma. E quindi no, la squadra era proprio troppo centrata sull'obiettivo. Eh, siamo riusciti a resettare subito la, la grande partita perché perché dopo una grande partita come quella di sabato è difficile poi eh, rimettere subito l'obiettivo, il mirino e, e fare una partita poi che, che abbiamo fatto quella di domenica, però è anche vero che comunque era una finale, giocavamo in casa con eh, 4.000 persone. Tutte che fanno il tifo per te, cioè è impossibile. Poi non giocare bene, non dare quella, 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 quel qualcosa in più che magari poteva mancare a livello di energia, ma poi di, di nervi di intensità. Eh, abbiamo dato tutto. Nervi ed intensità. Che sicuramente non mancano. E lo stiamo vedendo nel filmato qui a, a Lusileia. Lu, quanto è complesso gestire l'ansia e la paura? Perché sicuramente poi bisogna pensare al gioco e tutto quello che è, però prevalgono anche quel tipo di sentimenti prima di una finale, no? Sicuramente, ma come ha detto il mister prima, noi ci siamo preparati al meglio, quindi eravamo convinti di arrivare lì al meglio possibile, quindi lì te la puoi solo godere e penso che abbiamo fatto nel migliore dei modi. Nell'esatto momento che stiamo vedendo adesso cosa ti è passato per la mente? <ride> eh, guarda, un film in testa, perché è un mischio di, di soddisfazione, di, di sogno, di poter regalare un sogno alle persone, eh, non lo so, tante cose allo stesso tempo. Lo stesso tempo che sicuramente avresti voluto fermare in questo attimo qui, forse, no? <ride> sì. <ride> Sollevare una coppa dopo, ripetiamo, dopo che lo scorso anno non ti era stato possibile, che, che sensazioni ti fa provare? Quanta gioia c'è, quanto sangue delle vene circola in quei momenti? <ride> Tante, lì è tanta soddisfazione, sai, ti senti leggere perché comunque dietro c'è sempre tanto lavoro duro, eh, solo noi sappiamo quanto abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo e lì è la soddisfazione massima. Presidente Silva Lentini ha ringraziato la gente di, di Bitonto, prima la stessa gente di Bitonto che un'ora e mezza prima della gara era già fuori al PalaDolmen in fila ad attendere che i cancelli si aprissero. E minuto più, minuto meno, probabilmente era anche pronta a sfondarlo quel, quel portone lì. Eh, Daniele. Proprio quando tu mi chiamassi, sei arrivato in campo, mi dice espressione: ma fuori non c'è un parcheggio, ma vedo gente fino all'ingresso del parcheggio auto, dici Daniele vedrai che riempiremo il palazzetto perché mi sento... La mattina ero un po' sfiducioso perché c'erano le comunioni, c'era una processione di San Francesco, ho detto... poi sentivo gente, no dovremmo venire, dobbiamo venire, dobbiamo venire, dobbiamo venire. Infatti vedere tutta quella gente fuori ad aspettare che aprivano i cancelli è stata una grossa soddisfazione per, per questa squadra e per questa città perché sappi che questa coppa è della squadra e della città. Infatti la metteremo, la troveremo con il comune metterla nel comune, dove qualsiasi persona potrebbe fare una foto, poi qualsiasi persona potrebbe vederla. Questa coppa è di Bitonto, non di Silvanintini e di Bitonto che lui si lei voleva regalare questa coppa a questa città. Mister Gianluca Marzoli eh, l'abbiamo vista piuttosto composta sia durante i festeggiamenti che durante le, le interviste. Uh, questo suo atteggiamento è sicuramente è molto, molto professionale, ma c'è stato un momento in cui anche lei si è lasciata andare, ha capito che era fatta. Qual è stato secondo lei il, il momento in cui ha pensato: Ok, sì, sono, sono entrato nella storia di questa città? Il momento è stato il triplice fischio all'ultimo secondo. Il problema è che io ho un, un difetto, un pregio, non lo so come chiamarlo, che non riesco mai a godermi le, le vittorie perché penso sempre che posso fare poi qualcosa in più dopo, quindi dopo mezz'ora magari già sto pensando ma domenica torna a, a Kikoff a Milano, devo trovare una soluzione in più per cercare di vincere la partita e quindi niente, è proprio il mio carattere è così, non è che, che non nascondo, cioè proprio, sono fatto proprio così. Lui sei arrivata come una regina lo scorso anno qui a Bitonto, ti hanno accolto come una regina, ti hanno trattato come una regina e come una vera regina ti sei preso il tuo popolo <ride> con, con questa coppa qui. Quelle, come sono state insomma queste 48-36 ore dopo, dopo la gara, dopo la Coppa? <ride> È bellissima, era giustamente per questo la voglia di, di portare una Coppa a Bitonto perché sin dall'inizio mi sono sentita a casa sia che quando passo alla via qualcuno mi grida ciao ciao lui o mi offre un caffè o mi offre della frutta e quindi mi sento proprio a casa e per quello volevo tanto questa coppa perché è il nostro modo di ringraziare tutta l'ospitalità dei, dei bitontini. Ti abbiamo vista a fine partita concederti praticamente a tutti con autografi, selfie, fotografie. Quanto è importante sentire quel bagno di folla, uh -huh. quel, quell'amore che ti viene dimostrato da, dalla gente per un atleta? Eh, è tutto, perché lì non, non ci sono soldi che ti, ti pagano quello che, che provi quando vieni un bambino a chiederti un autografo, una foto, oppure la gente più anziana, è, è qualcosa di meraviglioso, ti riempie il cuore. Presidente, quest'estate nella prima riunione ufficiale in cui era stato anche presentato Mister Gianluca Marzoli, Lei era stato chiaro: ha detto: voglio o il campionato o la coppa, no. o se è possibile entrambi. No, non vuole no, tutte no. e due, no, no, no. no. Forse... il mister si ricorda, gli, gli, gli no. dissi queste due, gli dissi. Io ho fatto la Ferrari, mo tocca a te. guidare, Di là il mister, di là il mister. Ma che impressione me l'ho dato. Quello furono le parole, l'hai di Io ti ho fatto la Ferrari. Guarda, è stato uh, ho, ho sentito qualcuno dire quel nome per rispetto del Pescara, che io mi ha detto: Sono contento che l'ha vinto il biton. Dove che giocatrice? Perché Mister Marzoni merita questa coppa. Perché. Eh, è stato un bravo mister, chi ha giocato in pescare. mi ha detto, anche lui che ha allenato il Gran Z, ha, fatto, ha, ha sollevato quella, quella squadra non avendo grandi giocatrici. Io ringrazio il mister eh, che ha avuto fiducia in Del Bitonto e che ha portato anche lui, grazie a lui, con tanti impegni, con tanti sacrifici, di aver studiato la squadra, il pescare. Aver, cioè, di aver regalato anche lui questa bella coppa alla nostra città adesso vediamo in, in, nel prossimo mese abbiamo i playoff, i playoff de, dello scudetto ma senza pressione, senza niente domanda scomoda in un momento scomodo sono prove tecniche di rinnovo con il mister Gianluca Marzoli. Eh, ma eh, il campionato non è finito, <ride> vediamo se prende lo scudetto lo rinnoviamo senza senza, senza però, però Dobbiamo eh? eh? andare in missione, però, uh, però, però posso anche dirlo: no, lui è già rinnovato per il prossimo anno, un annuncio ufficiale. Quindi eh. ce ne faremo: insomma, onore per la trasmissione. Zona, zona futsal. Vista, la fine partita, lei ha affermato che la vera fortuna, oltre a vincere la coppa, e poter allenare un gruppo di giocatrici valide come quello che le ha messo a disposizione il, il Presidente. È più una fortuna, è più un onore o, o chissà cosa? Eh, sono tutte le cose messe assieme. Eh, è vero che il Presidente ha detto che mi ringrazia, non per, per tutto, ma sono io che ringrazio lui fondamentalmente perché mi ha dato la possibilità di allenare una grandissima squadra. Poi questa grandissima squadra eh, ovviamente eh, bisogna cercare di portarla al massimo delle, delle proprie possibilità per raggiungere qualche obiettivo. Eh, fortunatamente ci siamo riusciti, quindi eh, lo ringrazio veramente tanto, ma lui già lo sa. No. Dal punto di vista della giocatrice, invece, avere un allenatore che comunque vi porta alla conquista di un trofeo così importante è sicuramente il sintomo di, una, di un legame, anche a forse a tratti umano, che si, che si viene a creare quella chimica perfetta tra squadra ed allenatore che poi porta a grandi risultati. Eh, sì, sicuramente il Mister ha tutta, tutto il merito, perché alla fine è difficile gestire una squadra come la nostra, eh. Più perché alla fine abbiamo cambiato tanto dall'anno scorso e quindi non è semplice. Però piano piano con i suoi modi eh, ci ha messo per arrivare in campo nella miglior maniera possibile, in una maniera più equilibrata, diciamo, come, come squadra, come attacco, come difesa, e il risultato ora si è visto. Andiamoci verso, verso la chiusura della trasmissione, Presidente, lo facciamo con un aneddoto a testa di, questa, di queste Final Four. Qual è il ricordo più bello che porterà con sé? Il ricordo più bello è stato vedere il Mister abbracciare Paca e piangere tutti e due insieme, perché c'è vedere due persone che si sono aiutati a vicenda, tutte e due. Mister chiedeva consigli a Pac e Pac gli dava cons chiedeva consigli a Mister. Vedere quell quella scena, questa qua che state vedendo voi, per me è una grande soddisfazione. E ogni volta che la vedo mi, viene, mi vengono i brividi, mi viene, ho un nodo alla gola. Mister, l'abbiamo vista in un filmato ancora, insomma, nascosto, vivere in maniera serena alla vigilia. Da, da dove deriva questa, questa, questa sua tranquillità? Forse anche un segnale da mandare alla squadra? Sì, e... ma dall'esperienza eh, soprattutto, perché credo che poi, dopo 23 anni di questo sport, in mezzo a questo sport, tante finali, tante partite, eh, ovviamente, automaticamente ti viene no, quello, quello, quello spontaneamente. stare tranquilli nelle partite importanti. Infatti, mi, un aneddoto che mi ricordo all'inizio del campionato. Magari giocavamo contro il Fondi e vedevo il presidente teso contro il Fondi e gli dicevo presidente, ma Presidente ma quando ti vai a giocare le partite che contano? Poi che cosa fai se con il Fondi sei preoccupato? <ride> e' questa testimonianza che comunque poi l'esperienza è quella che poi ti porta a, a, a vivere certi momenti importanti delle, delle manifestazioni che contano. Lu, raccontaci un aneddoto o più aneddoti se ce ne sono stati nel gruppo, nel gruppo squadra, come avete vissuto insomma, queste, queste due gare ravvicinate, come sono state le notti che hanno preceduto una e l'altra sfida <ride> e insomma, se ci sono dei particolari extra, anche quelli della, della notte della vittoria, poi, perché dopo il Paladolme c'è stato poi l'abbraccio la della Bitonto Città in, in piazza Cavour con l'affaccio sul, sul Torino Angioino. Eh sì, Noi il sabato mattina abbiamo un gruppo, no? solo delle giocatrici. Quindi la mattina, già ho messo la foto del Pescara, quello che della sconfitta che hanno fatto qua nel, nel nostro palazzetto. E eh, gli ho detto: L'appuntamento oggi è alle 8.30. E quindi tutti hanno eh Sì, dai, dai, andiamo, siamo pronti. Mm. Eh, quindi una cercava di caricare l'altra. Eh, in finale, sì, era il momento di. Contavano che, anche se avevamo fatto una bella gara col pescare, se perdevamo in finale non, non contava nulla, però, noi eravamo pronti ad alzare questa coppa davanti ai nostri tifosi e così è stato. Presidente, lei è stato piuttosto chiaro perché questa coppa, oltre alla città di Bitonto, porta due deliche speciali per due persone speciali. Sì, infatti, questa coppa l'abbiamo dedicato a Ciccio Marrone e a Maurizio Loragno, che erano due, due telecronisti, due, erano due persone che amavano questo sport, come te Danilo, che ci hanno sempre seguito ovunque. Mister Gianluca Marzoli, passiamo avanti, la coppa è archiviata, è andata, adesso ci si gioca l'ultima gara contro la kick off e poi i playoff scudetto che sono a tutti gli effetti un nuovo campionato. Sì. Eh, facciamo l'ultima domenica e poi cominciano i playoff un campionato a parte dove sicuramente incontreremo nei quarti la VIP eh, e poi se i giochi rimangono così ce la dovremo vedere in semifinale con il Falconara e poi vediamo che cosa succede l'obiettivo è quello di arrivare quantomeno in finale per provare a giocarcela anche per lo scudetto questo è quello che abbiamo in testa lo, Deep prima, Falconara poi, ma prima di tutto c'è la kick off, sembra quasi un segno del destino che l'ultima gara debba, debba giocarsi contro, contro la kick off. Che, che settimana aspetta questa qui al, al Bitonto e poi cosa ti aspetti da questi, questi playoff Scudetto e se soprattutto la coppa verrà archiviata o ci saranno delle, delle scorie positive? No, sicuramente il, il capitolo Coppa penso che già è già stato archiviato, oggi ci siamo già allenati e ora pensiamo a chiudere bene il campionato, no? col kick-off per chiudere al secondo posto. E poi, come ha detto il Mister, iniziamo un altro campionato dove ce lo metteremo tutto per arrivare fino in fondo. Allora, volgiamo al termine di questa, di questa trasmissione speciale di Zona Futsal per la vincita della Coppa Italia femminile del, del Bitonto, ma prima di salutarvi vogliamo lasciarvi insomma, questa buonanotte con, con un'amica speciale. Prego Lu. Bella, splendente. Luccicante, è la Coppa Italia della storia, è la Coppa Italia con cui il Bitonto si è laureato campione per la seconda volta in Coppa Italia, ma la prima in, in Serie A. Ed è una coppa che vi ricordo, fra, fra qualche giorno sarà disponibile presso il, il Comune di Bitonto, a disposizione di tutti quelli che non hanno avuto la possibilità di fare una foto alla Paladolmen e potranno farla al, al comune. È un'occasione imperdibile, un altro appuntamento con la storia, un altro appuntamento che ci rende orgogliosi di far parte di questa, di questa città e Di essere amanti di, di questo sport, io vi ringrazio ancora una volta per averci seguito in questa puntata speciale di, di Zona Futsal. Ringrazio il presidente Silva Lentini, ringrazio mister Gianluca, Gianluca Marzuoli, Grazie a voi, arrivederci. E ringrazio Luca, nella sua, la sua creatura, la sua creatura <ride> più bella. Grazie a voi. La, il mio appuntamento e il mio rinnovo è quello di insomma di vederci la prossima settimana con un, un, sorriso, un sorriso migliore e prima di chiudere insomma ci sembra doveroso ancora una volta mandare il nostro abbraccio più sincero alle famiglie colpite dalla tragedia che è avvenuta questa notte sulla strada provinciale tra Bitonto e Modugno. Buonanotte a tutti quanti voi.